Buongiorno a tutti. Buongiorno, eccoci qua. Siamo in libreria, ma ci possiamo stare solo noi due. E Sì. questo non è un desiderio di esclusione, anzi il contrario, ma decisioni che stanno sopra di noi ci hanno costretto a fare questo. Però non volevamo perdere l'occasione di stare in mezzo ai nostri bene amati libri. Magari loro saranno meno contenti di noi, ma insomma va bene lo stesso. Ci siamo messi un Sì, non Ci stanno siamo facendo. messi una cosa in mezzo in modo tale che possiamo anche non usare le mascherine, ma eccoci qua. Anche se voi potreste preferire che noi usiamo le mascherine, ma non lo facciamo, scusateci. Scusateci. Allora, benvenuti al secondo incontro, dove sono i bei momenti? All'interno di C'è Splendore, che è una rassegna del Teatro Fraschini per ripensare lo statuto di spettatori, attori e lettori e E oggi autori. e autori, sì, e anche sì, di autori. Oggi è un particolare perché è la prima settimana, ci sono stati alcuni interventi durante il weekend, verranno inaugurati di nuovi, quello dedicato alla musica, quello dedicato al cinema. Noi oggi volevamo fare una piccola sorpresa e la volevamo dedicare al Teatro Clip, agli allievi del corso attori del Fraschini dell'Università di Pavia e abbiamo pensato di fare una chiacchierata, Andrea e io, su quello che stanno leggendo loro, cioè. Cioè, sull'Odissea e su quello che bibliograficamente si può trovare, soprattutto negli ultimi anni, anzi nell'ultimo anno, nato dall'Odissea stessa. Quindi con un discorso che si allarga, che prende spunto, ma che non esce dai confini. Dei confini definiti. Ecco, io non sarò solo nell'ultimo anno parlando di libri per ragazzi, anzi, sarà un'estensione maggiore. Poi l'indicazione delle copertine le inserirò all'interno dei commenti del video, in modo tale che saranno, dei riferimenti. In realtà tu mi dicevi prima che noi non parleremo dell'Odissea, ma Noi parleremo, allora parliamo. io ho intenzione di parlare di due libri, ve lo svelo subito. Uno è un libro di Daniel Mendelsohn che si intitola Un'Odissea, quindi parliamo dell'Odissea comunque, un padre, un figlio e un'epopea, pubblicato da Einaudi. Il secondo è il libro di Maria Grazia Ciani, edito da Marsilio, La morte di Penelope, libro uscito l'anno scorso. Io ovviamente i libri dei quali si sarebbe potuto parlare sono tantissimi, perché non credo che ci sia opera più feconda di questa, però ovviamente bisogna limitare il campo, e credo che questi due libri siano particolarmente significativi e comunque sono piaciuti e mi sono piaciuti moltissimo. Ma tra l'altro la cosa che a me ha incuriosito è che l'Odissea è una delle richieste che io trovo come uno dei temi da raccontare ai bambini. Cioè mi capita il nonno che ha un bambino di 2-3 anni che vuole raccontare l'Odissea, mi capita l'insegnante di liceo che vuole un'Odissea per i ragazzi del biennio, precisando che potrebbero direttamente E qui facciamo un andare salto mortale. da. Esatto. Perché? Di cosa Mi parla il piacciono i libro di salti. Mendelssohn? Il libro di Mendelssohn è narrato da un autore, da un narratore, che è plasmato, calcato sulla figura di Mendelssohn stesso. Mendelssohn stesso è un grecista, un antichista, insegna in università negli Stati Uniti. Qui il nonno, che in realtà è il padre, c'è il padre 81enne che dopo essere stato matematico per tutta la vita, a livelli anche molto alti, con rammarico di non aver studiato quanto avrebbe voluto i testi classici, decide di iscriversi al corso del figlio. Devo dire anche per rompergli le scatole. E il figlio quindi terrà questo
questo corso con i suoi allievi, partendo proprio dal libro primo, dal proemio, dal libro primo dell'Odissea e passando sostanzialmente un anno insieme al padre a studiare e a imparare l'Odissea, ma col padre cosa si fa anche? Si apre, e questa è una delle cose che a me è piaciuta moltissimo nel libro, si apre l'analisi e il tentativo di capire a fondo, con grandissimo acume e in maniera molto intelligente e interessante, l'Odissea stessa, ma cosa si fa anche? L'Odissea diventa un modo per leggere il proprio passato familiare. Facile è il parallelismo Telemaco-Ulisse, ma questo parallelismo è trattato con grandissima competenza e leggerezza. E dimostra, crea proprio un nuovo genere sostanzialmente, in cui la critica letteraria, l'autofiction, questi elementi, la precisione del dire, del parlare dell'Odissea, diventa un modo per riuscire a capire quelle che sono state e quello che è stato nel passato. Proprio si aprono improvvise finestre che fino al momento della narrazione sono rimaste chiuse sul passato e sulle relazioni tra il padre Jay e il figlio Dan e sul loro passato. Questa cosa qui, questo è un elemento, rende il libro straordinariamente ricco, anche perché la narrazione è fatta apparentemente in maniera piana, se non ci fosse questo scarto che è gestito e giocato da Mendelssohn in maniera astuta e geniale, proprio lo devo dire, sarebbe stato un libro anche noioso, perché in realtà c'è una dimensione pedagogico-istruttiva nel Cioè, libro, ma questa è perché sempre racconta sotto, l'Odissea. perché racconta l'interpretazione dell'Odissea. E l'interpretazione dell'Odissea è il racconto dell'interpretazione, ma attraverso il comportamento del padre, il comportamento del figlio e la decisione poi a un certo punto di andare a fare una cosa che ha anche un elemento agghiacciante, che è una crociera che si chiama Sulle tracce dell'Odissea, fa emergere quelle che sono senza dirlo, ma narrandolo, mostrandolo, le relazioni e i rapporti tra il padre e il figlio, e poi la costellazione, e uso ancora questa parola, mi piace molto, la costellazione familiare e studentesca che sta intorno. Guarda, a me Oh, piace scusate, tantissimo. il libro è questo qua. Opla. Tutto sbilenco, ma Poi insomma. le copertine le mettiamo dentro al poster. E a me piace tantissimo perché in realtà nel momento in cui qua si parla di una verticalità di relazioni, cioè c'è il padre, c'è il figlio, c'è l'Odissea in mezzo e in realtà è Una rovesciata. verticalità che continua a ribaltarsi. Che continua esattamente quel il punto. Cioè nel momento in cui uno si mette a leggere l'Odissea, in realtà non legge l'Odissea, a meno che non vada a prendere dei testi greci filologicamente corretti, si trova di fronte a un Si testo. parla anche di questo perché parla di Wolf, quello che l'inventore della filologia. E quindi anche di tutto, anche questo tema è trattato, ma anche questo con levità, senza premere sull'acceleratore e senza far mai sentire il lettore a disagio o privo degli strumenti per capire. Sì, io di Odissee, cioè di storie di Ulisse, perché poi in realtà è questo di cui si parla, ne avevo scelte di parlarne di tre. Una è quella di Mino Milani, una è quella di Giovanni Nucci e l'altra che è quella di Nicola Cinquetti nella Lapis, che sono tre opere complementari tra di loro. E mettono in luce proprio questo, cioè come in realtà ogni rinarrazione dell'Odissea sia un'altra opera a sé stante. Cioè, è vero che noi possiamo parlare, dire che Ulisse il mare color del vino di Giovanni Nucci
non sia l'Odissea, ma neanche l'Odissea che leggiamo noi è l'Odissea. No, e poi c'è un altro elemento con il quale concludo, insomma, il dire sul libro di Mendelssohn, che è fondamentale, ed è l'importanza delle etimologie. Adesso, mi piacerebbe, ma non ci sei il tempo, di leggervi i brani sull'etimologia del termine viaggiare in inglese e che poi arriva a Odissei. Si lega a Odissei e si parla dell'etimologia del nome di Ulisse. È interessantissimo, poi magari vi do anche l'indicazione delle pagine in cui potete leggerlo. Ma perché è fondamentale l'etimologia? Perché l'etimologia in un libro come l'Odissea, quindi in un libro proprio costitutivo, a cosa rimanda? Rimanda all'eredità. Noi arriviamo ad avere una parola perché attraverso l'etimologia riusciamo a ricostruire l'eredità che è passata dall'origine alla parola come la intendiamo adesso e dall'origine alla parola come la intendeva Omero. Allora, l'ereditarietà e l'eredità è l'ereditarietà che poi relaziona Daniel col padre. E quindi si rimane all'interno di quel rosario dal quale non si può uscire, che è quello della trasmissione di generazione in generazione. D'altronde ci sono tutta una serie di storie che a noi non sono arrivate e non sono arrivate con lo stesso impatto. Aidan Chambers, che è uno studioso di letteratura per ragazzi e adolescenti, ma non solo, dice che noi siamo fatti delle storie che leggiamo, non che ascoltiamo. Poi sull'ascoltare anche e tutto quanto, ma noi siamo fatti di storie e le storie ci formano in modo diverso. Cioè, chi è cresciuto aderendo all'Odissea ha in mente una serie di domande che chi non ha avuto, ha avuto il Mahabharata ha avuto un altro tipo di approccio. Ecco. Per cui il mito ci forma. Gilgamesh non ha avuto lo stesso impatto nel mio immaginario che ha avuto l'Odissea. È una scoperta molto tarda, subito alla fine del liceo, e non è entrato nelle radici, anche se mi ha affascinato tantissimo, ma sta lì. E devo dire che di nonni che mi chiedono il Gilgamesh ne ho conosciuti pochi, eh. Anche se c'è in un'edizione per due edizioni per ragazzi No, c'è. ormai tutta la mitologia Sì. per ragazzi è proposta ampiamente e anche in maniera di qualità. A me quello che ha impressionato è che quando noi pensiamo all'Odissea, in realtà pensiamo all'Odissea di Monti, pensiamo all'Odissea dei poeti che ce l'hanno trasmessa in italiano. Sì, adesso un po' meno, forse. Forse un po' meno dopo la Ciani. Dopo la Ciani, che è l'autrice, adesso non voglio di questo. Allora, se vuoi parlare, la Maria Grazia Ciani è una persona fondamentale nello studio della classicità. Come si dice? Ha fatto delle traduzioni straordinarie, hanno vinto anche il premio Raboni per la traduzione dell'Iliade dell'Odissea, facendole in prosa ma mantenendo il ritmo delle versioni poetiche. Ha curato cura delle collane straordinarie da Marsilio sulle variazioni del mito. Su Ulisse Sono ce n'è bellissime. uno che sono le variazioni del mito, che sono Dante, Tennyson, meraviglioso, Pascoli, da leggere assolutamente perché è un Pascoli che noi non ci immagineremmo, dalla piccola e altri, cioè ha raccolto, e poi questo per Antigone e Fedra, tutte le variazioni. La Ciani, che ha fatto questo straordinario lavoro, ha fatto una variazione sua, partendo dalla traduzione dei miti greci dello pseudo Apollodoro, in un libretto delicatissimo di 90 pagine su Penelope. Sarò velocissimo. È la vicenda di Penelope che
che, a differenza di quanto è di quella che è la tradizione, non rimane fedele ad Ulisse. A un certo punto cede, e cede al più accettabile dei proci, ma non ha il suo nome antinomo come nell'Odissea, ma la Ciani dà a quest'uomo, a questo ragazzo, il nome di Antino. E Antino è il nome di chi? È il nome dell'amante di Adriano nelle memorie di Margherita Ursenara, quindi facendo uno stupendo cortocircuito. Non vi dico niente di queste 90 pagine in cui la figura di Penelope a un certo punto spiazza e sbanca perché mette in gioco la propria sessualità, la mette in gioco in modo molto moderno, ma molto armonico e congruente rispetto a quella che è la tradizione classica, e questo spacca completamente tutto e porterà a delle reazioni anche estreme, ma c'è l'affermazione di qualcosa di cioè c'è la forte affermazione di sé e di una parte di sé. Prima di procedere un attimo, vorrei dire che questi rumori sono Pastel, Sì, che è il mio la cane no, cagnolina che sta, che sta mangiando mordendo. una Sì, papera. non sono io che ce l'ho con la Ciani. Anzi, la potenza della Ciani è stato che a un certo punto lei ha preso quello che è l'Odissea, quello che è l'Iliade, e ha detto: è inutile che noi lo continuiamo a leggere nelle riattualizzazioni, Calzecchionesti, Pindemonzi o altre. Cioè, bisogna che in questo momento qualcuno lo pensi nella forma della prosa, del romanzo, Sì, che cioè lo renda lo fruibile. renda fruibile. Da questo punto di vista, io mi attacco per presentare il Vai, vai. libro di Nucci, Giovanni, che secondo me è uno degli autori, se non il maggiore scrittore talentuoso per ragazzi, e non vuole essere una limitazione, quanto proprio una definizione di uno specifico. La sua Ulisse, il mare colore del vino, è una delle odissee più sonore, più liriche, più epiche, più semplici da provare, quindi con un termine D'accordissimo. che non mi piace usare, ma fresca, cioè di quelle cose che apri il libro e ti trovi all'interno di una storia che conosci, ma nello stesso tempo ti convince, ti trascina, perché c'è un gusto della sonorità delle parole nel riproporre delle storie conosciute, che è straordinaria, che è unica, tant'è vero che ha avuto tutta una serie di passaggi, e devo dire che la Emos, che la propone come un audiolibro, è riuscita a fare anche un bellissimo audiolibro. La seconda che consiglio è quella della Lapis, con dell'illustrazione di Desiderio Guicciardini, che è una straordinaria illustratrice, e la prosa di Cinquetti. È un bellissimo libro. Finalmente ci si trova di fronte a un'edizione integrale in cui tutta la struttura dell'opera è accessibile, fruibile anche per un ragazzo che sta terminando le primarie, e più avanti anche per un lettore adulto ci si trova di fronte a delle immagini che sono importanti, perché poi sono le immagini che sono quelle che troviamo in tutta l'arte classica, che è quella che poi ha raccontato ai più certe figure, certe situazioni, certe vicende. E Desiderio Guicciardini le ripercorre con queste figure nere e rosse, che sono proprie del classicismo, donandoci qualcosa di completamente nuovo, accompagnato dalla struttura rigida, rigida nel senso di completa, cioè che è stato attento a riproporre tutta quanta l'Odissea, cosa che Mino Milani non fa. L'atteggiamento di Mino Milani, e poi vi posto in uno degli aforismi, in una delle frasi che ha lasciato, in una presentazione qua in libreria al Delfino, quando ha presentato Ulisse racconta, che continua il suo lavoro sui classici, perché lui aveva già da anni pubblicato Ulisse Argo, e in Ulisse racconta la storia dell'Odissea non è la storia dell'Odissea, è il racconto di Ulisse. Ed è privo di divinità, è privo di dei, ed è solo parziale,
È solo il racconto che Ulisse fa al banchetto perché lì dentro si condensa tutto ed è un approccio straordinariamente funzionante e convincente. Tra Di l'altro, un lirismo rarissimo, cioè, sì. è veramente, io non ho letto tutto Mino Milani, ma questo tra quei libri che ho letto è sicuramente quello che prediligo, ed è un libro di un lirismo percepibile dai bambini, dagli adulti, veramente un libro, secondo me, di qualità altissima. Ma anche perché lui c'entra il punto, cioè che è una narrazione. Sì, Noi sì. non sappiamo le divinità, i disastri, le situazioni, quanto siano vere, perché noi apprendiamo sempre dalle labbra del narratore, che viene narrato a sua volta. Ed è quello che ci convince, cioè quella narrazione che ci forma. Ed è quello che cercano gli adulti quando mi chiedono una storia su Ulisse e l'Odissea. Una cosa interessante sulla narrazione, che poi vabbè, da qui si potrebbe partire, ma perché si riferisce anche proprio alla dimensione familiare, è che la narrazione dell'Odissea è una narrazione ad anello, cioè non è diretta, ma si parte, si fa un giro e si torna. Questa struttura ad anello poi ritornerà tantissimo nella narrativa e anche nella narrativa addirittura postmoderna adesso. Molto, molto. Dovremmo essere quasi in fase di chiusura. Sì, Abbiamo siamo proprio. andati come al solito lunghi. Sì, va bene, mi ci dispiace. Per me lungo è un complimento, invece qua no. Ecco, abbiamo il plexiglass tra Andrea e me ha resistito. Mi sento Sì, ma poi come comunque. nelle cabine di Mike Buongiorno con le cose. Speriamo di aver dato le risposte giuste. Esatto. L'unica cosa. Mi piace chiudere con le parole di Mino Milani, dandovi appuntamento a lunedì, ricordandovi che all'interno della pagina del gruppo trovate i prossimi appuntamenti con gli altri e con la possibilità poi di partecipare. Ringrazio Lorenzo di Birdman per tutta la pazienza che ha nel seguirci, che senza di lui questa diretta non sarebbe partita, e Francesca, Beppe per l'ospitalità e gli altri amici. L'ultima cosa è, volevo citare Mino Milani, che nel momento in cui lui parla di Ulisse, dice: quello che a me affascina è che è un eroe caduto, perché si presenta come un vagabondo, senza vestiti, completamente nudo, essendo uno sconfitto, senza famiglia, senza patria. Ed è quello che mi piace raccontare ai ragazzi, cioè che le persone hanno qualcosa da raccontare, soprattutto quando non hanno più niente, quando si trovano isolati, quando il mare li butta sulla spiaggia e improvvisamente l'unica cosa che hanno è una storia a cui non si sa se credere e improvvisamente ci accorgiamo che sono migliaia di anni che crediamo a quella storia. E oltretutto questo dimostra che non è vero che non hanno niente, hanno la cosa più preziosa, il racconto e la possibilità di essere all'interno di quel processo di eredità, di quella catena che ci rende poi umani. Credo che si chiuda con quel tasto rosso. Arrivederci, grazie.